Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti, che ormai è quasi la padrona di questo canale, e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, che se non è forse la più amata a livello di visualizzazioni, è sicuramente la più amata dal sottoscritto e da quei pochi che la seguono. Oggi parliamo di Tartarughe Ninja, fumetti della IDW, numero 62, uscito in questi giorni, credo settimana scorsa, non ricordo, in fumetteria e nelle librerie dedicate o eventualmente ordinabile, quindi non in edicola. Parliamone insieme dopo la sigla. Teenage Mutant Ninja Turtles numero 62 della IDW è composto, e questo forse è l'unico difetto che andrò ad elencarvi, è composto da tre storie in solitaria, mi riferisco alle storie americane, composto da tre storie in solitaria di quella che in America è un albo che è uscito singolo con il nome di Jennica 2. Quindi tre storie dedicate semplicemente a Jennica, le avevamo già viste in altre occasioni con appunto Jennica 1, qua siamo nel suo secondo fumetto standalone, sempre con i disegni e anche la storia e i colori di Braham Revel, che a me devo dire non entusiasmano tantissimo, e solo da una storia finale, alla fine, quindi c'è un quarto di tutto questo fumetto, è composto solo dalla storia principale. La chiamo storia principale perché è la prima timeline, la prima storyline della trama orizzontale delle Tartarughe Ninja, e la si può distinguere per il fatto che è disegnata, scritta, sapete, eccetera, eccetera, da Sophie Campbell. Rischiavate quasi che questo numero non uscisse questo weekend, perché devo dire che vedere così tanti disegni di una storia che si può definire side story, quindi una storia che non va a alimentare la narrazione principale, mi aveva fatto un po' passare la voglia di leggere il numero, che di solito come acquisto lo leggo in tutta fretta. Ma devo dire che non appena ho preso il coraggio a due mani e ho preso anche il fumetto a due mani e ho iniziato a leggerlo, mi sono ricreduto subito. È vero, i disegni di Braham Revel non sono al livello di quelli di Sophie Campbell, non sono i miei preferiti, è uno stile diverso, ma il contenuto di questa storia è strabiliante. Il contenuto di questa storia alza ulteriormente l'asticella, lo so che lo dico ogni numero, ma è dal numero 58 ad oggi che si alza sempre di più l'asticella su quello che è l'attualità, su quello che è trattare degli argomenti scottanti, degli argomenti rilevanti, che tra l'altro in questo, manco a farlo apposta, ora più che mai si possono applicare anche alle varie notizie di attualità estere, ma si possono applicare a tutto ciò che è successo nella storia, purtroppo, ed è per quello che si attinge con tanta facilità a questi argomenti. Trasportate appunto con la metafora dell'essere mutanti. Ripeto, non è una, l'ho detto anche su Instagram, non è nulla di nuovo. Lo hanno fatto gli X-Men, lo fanno gli X-Men dagli anni 60, quindi ci sta che non si sbandieri al fatto che le Tartarughe Ninja stanno rivoluzionando il fumetto mainstream, per così dire, perché poi Tartarughe Ninja non sono mainstream, con dell'autorialità. Però sono molto felice che anche le Tartarughe Ninja salgano finalmente sul carro di un fumetto magari più adulto, più consapevole di quello che può divulgare, delle potenzialità che può divulgare. E qua si parla proprio appunto di nuovo, ovviamente, figuriamoci, di Mutant Town e di cose che per me sarebbero assurde. Tutte queste lamentele dei newyorkesi che si lamentano dei mutanti a Mutant Town, perché conosco quello che è successo, perché sono diventati mutanti, eccetera, poi facciamo un piccolo riassunto, e sarebbero assurde se non fosse che io so che nel mondo reale è esattamente così. Parentesi trama e riassuntino per chi non si ricorda. I mutanti di Mutant Town sono degli esseri umani. Sono dei newyorkesi che hanno subito un attacco mutante, una bomba mutagena da parte di Vecchio Diavolo, parentesi che può rivelarsi utile più avanti, e
da parte di Vecchio Diavolo, e sono stati trasformati in animali antropomorfi, ma sono a tutti gli effetti dei newyorkesi, sono a tutti gli effetti degli ex esseri umani. Con la scusa della sicurezza di evitare il contagio, perché si sa poco di come funziona il mutageno, la bomba mutante, eccetera, il sindaco, che è Baxter Stockman, ha creato a tutti gli effetti un ghetto mutante. Un ghetto con tanto di mura, con tanto di impossibilità di entrare e uscire se non appunto per dare delle scorte alimentari. Ed è un ghetto che a tutti gli effetti è abbandonato a se stesso, che non ha una legislatura, una giurisdizione, li stanno facendo, li stanno abbandonando a tutti gli effetti a loro stessi. E, il numero si apre con le proteste dei newyorkesi umani che sono fuori da Mutant Town, quindi che sono nel resto di New York, perché il sindaco, credo, in questo caso, sta creando un pacchetto, sta usando delle risorse comunali per quantomeno per dare degli aiuti umanitari, degli aiuti alimentari a questi newyorkesi. E ci sono delle persone, cito seconda vignetta, col cavolo che i soldi delle mie tasse serviranno a sfamare un mutante con la faccia da rana, troppo pigro per trovarsi un lavoro. Con la se volete mangiare, lavorate come facciamo tutti. Quindi qua si vede proprio la, in un certo senso, l'ignoranza trasformata in arroganza, trasformata in rabbia di una persona che non guarda oltre il proprio naso, che guarda ai propri bisogni ma non riesce a comprendere una realtà complessa che va fuori dal suo mondo, non riesce a comprendere che un mutante, che un essere umano che a tutti gli effetti sta soffrendo di una malattia, se così vogliamo dire, quindi non può, non gli è permesso di lavorare perché non gli è permesso di uscire da questo ghetto, non può nemmeno appunto favorire di un'economia con l'esterno che gli permetta di avere abbastanza soldi per avere dei viveri. Perché come noi sappiamo, noi che leggiamo il fumetto, gli abitanti di Mutant Town stanno continuando a lavorare, stanno continuando a sopravvivere tra di loro, ma non potendo avere interscambi con l'esterno, non hanno modo di avere tutte le risorse. Ed è qui che gli viene appunto in aiuto il sindaco Baxter Stockman, non perché è una brava persona, ma perché adesso c'è April O'Neil sotto di lui a occuparsi di Mutant Town. In una rapida carrellata alla Sam Raimi, dove vediamo un po' le opinioni dei newyorkesi, quindi delle persone comuni che non sanno come affrontare un problema così peculiare, così particolare, che può essere appunto il problema di un immigrato, il problema di un clandestino, quindi di un immigrato non regolare, il problema di un ghetto, di una popolazione appartenente a una religione diversa dalla propria, di un ghetto di persone che magari che vogliono far valere i propri diritti sull'orientamento sessuale. Vi ricordo anche che Sophie Campbell è dentro nella causa LGBTQ facendone parte, quindi scrive anche con cognizione di causa. E vediamo appunto il classico vecchietto che ne ha viste tutte, che non gliene frega niente, dice proprio: ho già abbastanza problemi miei, non sono contro, non sono pro, non me ne frega un cazzo. Vediamo il giovane appunto che invece è a favore, proprio perché vuole una mescolanza di, a detta loro, stranezze. E poi appunto c'è l'operaio, in questo caso molto arrabbiato con tutto ciò che è diverso da lui, che dice: l'unico mutante buono è un mutante morto, che è pesantissimo se teniamo presente che sono dei newyorkesi. E questo può valere per esempio anche come paragone per magari le persone musulmane o le persone con un'etnia diversa da quella caucasica, che però sono nate in Italia o in questo caso in America e sono a tutti gli effetti americani, sono a tutti gli effetti italiani, ma vengono discriminati dagli italiani. Questo fumetto serve un po' anche ad aprire la mente ai ragazzini, magari ai ragazzi, che appunto prima ancora che incasellino la propria mente in ideologie che favoriscono solo il proprio giardino. Siamo solo alla terza pagina e ci sono anche dei commenti dai social dove persone dicono che questi mutanti sarebbe meglio che andassero in un'altra città.
E vi ricordo, sono newyorkesi, ma le persone di New York non le vogliono in questa città, nonostante siano nate qui. È tutto assurdo, ma allo stesso tempo è tutto tremendamente reale. E questo è solo l'inizio, poi nella terza vignetta c'è appunto un caso di misgendering da parte di Jennica, proprio perché è la persona che si trova di fronte all'aspetto di un alligatore, quindi è un pochino difficile capire il genere della persona che si ha davanti, un errore in buona fede ovviamente, e poi appunto c'è una storia di per sé che prende una piega molto d'azione, cioè nel senso a un certo punto c'è una, credo che sia una lucertola gigante e una mantide gigante che stanno combattendo in una Mutant Town infuocata, quindi una roba molto alla King Kong vs Godzilla, quindi non pensate che sia una storia troppo alta dal punto di vista della morale o dal punto di vista degli insegnamenti che vuole dare e che sia quindi noiosa. Non è un documentario, non è un telegiornale, non è un dibattito, è solo l'introduzione e poi ci sono delle botte da orbita kaiju per quasi tutta la durata di queste tre storie con protagonista Jennica. Mi dispiace anche che le altre tre tartarughe non siano parte di questa storia perché è davvero molto, molto interessante. Ciononostante la parte d'azione di questa prima di queste storie con Jennica comunque hanno un senso e si rifanno alle prime vignette che non sono gratuite, ma appunto c'è la nulla dietro tutto questo, era da un po' che non se ne sentiva parlare, mi dispiace che la nulla sia sempre trattata poco, è solo stata una citazione ai fumetti degli anni 90, mi dispiace perché vorrei vedere la nulla in maniera più approfondita, vorrei vedere davvero cosa c'è dietro la nulla, ma sicuramente se la stanno tenendo come nemico futuro. E fondamentalmente la Null ci teneva che questo odio verso i mutanti venisse fomentato, venisse radicalizzato proprio perché per fare in modo che i mutanti non avessero più i diritti degli esseri umani e che potessero essere sfruttati come schiavi per le intenzioni della Null. Molto interessante, molto molto interessante. La storia invece principale ci porta a qualcosa che avevamo visto qualche tempo fa, ovvero Lita, non la tartaruga albina Lita del presente, quindi la bambina, ma la Lita del futuro, che appunto è diventata una apprendista di René, la viaggiatrice del tempo, e che riesce a tornare indietro nel passato per evitare un futuro apocalittico. Questo mi ha ricordato tantissimo il viaggio di Trunks del futuro, di Dragon Ball, e mi sta, già solo per quello mi sta entusiasmando tantissimo. Vedere la fine che potrebbero fare le tartarughe ninja senza appunto il viaggio indietro nel tempo di Lita è entusiasmante, mi ha dato delle vibes anche a The Last Running, che vi ricordo non è in questa continuity, non è in questo universo, ma è riferito The Last Running alla serie originale degli anni 80, quindi il futuro di The Last Running non è riferito agli eventi della IDW, se non fosse chiaro. Mentre il futuro che descrive Lita vede, oltre a una New York totalmente mutata, una guerra tra bande, tra il clan di Splinter e il clan del piede di Karai, dove Karai verrà uccisa da Jennica, dove le tartarughe ninja stesse saranno divise tra loro e non si parleranno più. Vedremo un Raffaello incattivito che diventerà un mercenario, una Donatello cyborg che ricorda anche quello che è successo al Donatello del futuro nei fumetti degli anni 90. Vediamo una Alopex che è diventata di nuovo una spietata assassina, anche Jennica che tornerà una criminale. Insomma, tutti eventi che Lita vuole interrompere. Sappiamo che di Leonardo spariranno le tracce, insomma, tutte cose interessantissime che ci tengono col fiato sospeso e non vediamo l'ora di sapere cosa succederà. Poi ci sono anche Tok e Razar che, come abbiamo visto, sono stati prelevati dalla Karai del presente, da Vecchio Diavolo, ma dato che sono irruenti e sono dei bambini e sono enormi, causano un incidente con l'elicottero e vediamo che anche qui, come nel film Tartaruga Ninja 2 The Secret of the Ooze, considerano Karai la propria mamma, non la considerano una padrona, una maestra, perché sono ancora dei bambini, però sono enormi e fanno danni.
questo incidente con l'elicottero porta Lita, su suggerimento di Lita, porta le tartarughe a salvare Karai, Blageon e Koya. Questo significa che mentre loro sono tra le macerie, Tok e Razar sono a tutti gli effetti fuggiti. Tok e Razar, per chi non lo sapesse, sono il lupo enorme e la tartaruga enorme. In tutto questo c'è una piccolissima parentesi, forse d'amore, forse d'amicizia, non si sa, tra Sally, la maialina mutante, vi ricordo sempre umana diventata animale, e Jennika. Purtroppo Sally durante gli allenamenti di arti marziali, con un movimento brusco, perde la parrucca e il clan Splinter la vede senza capelli, cosa che genera un trauma in lei, un trauma che può essere sicuramente visto da vicino per le persone che hanno lo stesso problema, che magari hanno l'alopecia, che stanno subendo una chemioterapia. In questo caso è stata la mutazione di Sally a farle cadere tutti i capelli. Lei tiene questa parrucca per cercare di sentirsi un pochino più come prima, un pochino più umana. E è un argomento che pensavo venisse trattato di più, perché l'avevo già visto in alcuni post di Instagram. È trattato poco, magari verrà approfondito nei prossimi numeri, ma quelle poche vignette sono fondamentali anche per parlare di questo. C'è stato un bacio tra Sally e Jennika, ed è assurdo come magari ci potremmo, non lo so, non dico scandalizzare, però stupire del fatto che sono due ragazze, a parte che un bacio a stampo potrebbe essere, è difficile quando non si hanno le labbra capire, però voglio dire, potrebbe essere benissimo un bacio d'amicizia, ma secondo me è altro, ed è assurdo come magari ci stupiamo tanto di questo, ma ci sembra normalissimo il fatto che siano di due specie diverse. Quindi quando una cosa è talmente lontana da essere realistica non ci dà nessun problema, nel momento in cui sfiora un argomento reale magari ci fa pensare un po' di più. È assurdo come siamo strani noi esseri umani. Le ultime pagine sono per Mona Lisa, che è intervistata da Michelangelo, e questa chiacchierata molto spiegosa ma bellissima ci permette di capire come si è riappacificata, tra molte virgolette, la situazione del litigio, della rissa della scorsa volta, quindi anche i punti di vista diversi tra il clan Splinter e Mona Lisa. Questo è tutto, però non vedo l'ora di fare anche dei piccoli reel, dei piccoli TikTok su questi numeri, perché sono davvero molto interessanti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci e buon weekend!